No, sono molto fiducioso perché abbiamo fatto un'ottima settimana sul piano del lavoro. Questa è una squadra, l'ho rivista frizzante, come i vecchi tempi. Sì, che ho visto una squadra molto volitiva sul pezzo. Mi è piaciuta la settimana. Adesso dobbiamo vedere il riscontro chiaramente della partita. Sappiamo che è una partita molto difficile perché loro, come hai detto bene te, è stata una squadra costruita per vincere, basta guardare l'organico che ha a disposizione. Però noi andiamo lì e cercheremo di metterli in difficoltà come sappiamo fare. L'obiettivo è sempre quello di, in qualsiasi partita che noi facciamo, che sia a casa, che sia fuori casa, l'obiettivo è sempre quello di cercare di vincere le partite, perché questa deve essere la mentalità quando vai a giocare il calcio, insomma, quando si fa delle partite. La tensione di stare sempre lassù, non dobbiamo avere questo assillo qui, perché noi siamo una squadra che si libera mentalmente, una squadra che si esprime bene. Se cominciamo a pensare oltre, secondo me qualche problema l'abbiamo. L'approccio sarà importantissimo perché lì conoscono l'ambiente, il tifo è molto caldo, ti trasporta se le cose vanno bene, se le cose non vanno bene, l'incontrario, nel senso che è una tifoseria molto esigente. Mi aspetto che partiranno forte, che ci vorranno aggredire, che vorranno fare la partita come sempre ha cercato di fare. È una squadra. Una squadra molto aggressiva, perciò noi ci siamo preparati anche in questo modo qua, insomma, ecco. Antonucci è recuperato a pieno, ha fatto tutta la settimana con noi, è a posto. È un po' un dubbio che ho con Monachello, nel senso se giocare con Mancuso prima punta e Antonucci esterno o giocare con Monachello e Antonucci fuori e Mancuso a sinistra. Cioè, vedere qual è la soluzione migliore. Guardando ad ampio raggio tutto, insomma, ecco. Anche le grandi squadre come Verona stanno avendo delle difficoltà che ci possono stare. Poi è una squadra che secondo me gioca anche bene a calcio. Io l'ho vista giocare col Benevento, una squadra molto propositiva, molto possesso palla, organizzati, insomma. Perciò anche il suo allenatore, che come leggevo, mi sembra che stia facendo un buon lavoro sul piano del gioco, la squadra si esprime bene. Poi il calcio ha fatto anche degli episodi. Repetto le ha dato anche il consiglio, perché grosso è il genero. No, non abbiamo parlato di questo. Proprio non ne parliamo assolutamente che c'è questa situazione particolare per lui. È chiaro che anche lui vive in modo particolare questa partita.